Ansa Voice. Ultime due settimane di campagna elettorale per i leader di partito e con l'avvicinarsi delle urne che rappresentano per tutti con il sistema proporzionale un test per il consenso, si moltiplicano gli appuntamenti in giro per l'Italia. Dopo il mancato confronto in TV, la Premier Giorgia Meloni e la leader del Partito Democratico Elish Lein si sfideranno in piazza il prossimo fine settimana. Si tratta di un duello a distanza che vedrà la Presidente del Consiglio sabato 1 giugno a Piazza del Popolo per la kermesse di Fratelli d'Italia, mentre la segretaria Dem il giorno dopo, il 2, sarà a Testaccio, dove chiamerà a raccolta tutti quelli che sono contro le riforme messe in campo dal governo. A Milano, sempre sabato pomeriggio, anche Matteo Salvini e il generale Vannacci scenderanno in piazza con i sostenitori della Lega. Gli appuntamenti politici si intersecano con quelli più istituzionali, visto che il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, si terrà la tradizionale parata militare ai fori imperiali, alla presenza del capo dello Stato e dei vertici istituzionali. Il giorno prima, nei giardini del Quirinale, si terrà invece il tradizionale ricevimento offerto dal capo dello Stato. Questa settimana si apre con Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, che va a Brescia domani, martedì 28 maggio, per l'anniversario della strage di Piazza della Loggia, mentre giovedì 30 sarà presente alla Camera per la cerimonia in occasione del 100° anniversario della morte di Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti. La Premier Giorgia Meloni oggi è attesa in Sicilia per la firma del patto di coesione con il Presidente della Regione Renato Schifani. Mercoledì 29 invece dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri, in cui dovrebbe arrivare il disegno di legge sulla riforma della giustizia, quello che prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere dei magistrati e l'istituzione dell'Alta Corte di Giustizia per indagare sulle toghe, mentre un altro Consiglio dei Ministri è in programma per lunedì 3 giugno. La Camera si prepara a quest'ultima settimana di lavoro prima della pausa elettorale, con la battaglia in Commissione Affari Costituzionali sul disegno di legge per la sicurezza, il cui approdo in aula è slittato dal 27 maggio al 17 giugno. A Palazzo Madama invece continuano le votazioni sulla riforma del premierato, la cui approvazione finale è attesa per il 18 giugno, dopo le elezioni europee, ma le opposizioni già oggi annunciano lo scontro.